Questa sera presentiamo il libro Paradossopoli, Napoli e l'arte di evadere le regole del collega Alessandro Migliaccio, collega che suo malgrado è balzato agli onori della cronaca nazionale per il famoso episodio dello schiaffo ricevuto dal comandante dei Vigili di Napoli, che tra l'altro noi conosciamo molto bene perché ha lavorato qui a Benevento alla scuola dei Carabinieri per molti anni, quindi conosciamo anche l'aspetto vulcanico del carattere. E lui in questo libro ha sostanzialmente evidenziato tutta una serie di aspetti, nel caso di dire, paradossali, che possono accadere solo in una città complessa e che è unica, sotto questo punto di vista, qual è Napoli. Per parlarne questa sera abbiamo il dottor Lucio Rolando, che è il presidente dell'ASIA Benevento, e speriamo che riesca a raggiungerci il collega Salvatore Sparavini, con foto reporter napoletano. Io direi subito di iniziare dando la parola a Lucio Rolando, che ci introduce a questa serata con il suo intervento. Buonasera. Scusi, Lucio, facciamo prima una lettura, in modo che iniziamo. La professoressa Donna Luma, che indocciamoci un libro e facciamo parlare il libro. Benvenuto a Paradossopoli, dove l'impossibile diventa realtà tutti i giorni. Pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, ti condurrò nella città dei paradossi. Una Napoli che non funziona perché non deve funzionare. Una metropoli fatta di contraddizioni quotidiane. In questo viaggio immaginario a Paradossopoli comprerai un biglietto del trasporto pubblico che ti ingannerà e ti farà acquistare inutilmente un altro ticket. Gli enti locali ti chiederanno di fare la raccolta differenziata, ma loro non la faranno. Sosterrai nel parcheggio comunale a pagamento, mentre altri due simili ti lasceranno l'altro di lusso gratis. I tuoi diritti saranno difesi da politici che firmeranno il registro delle presenze e poi subito dopo abbandoneranno l'aula consiliare per altri impegni personali. Occhio anche ai bus con i freni non originali cinesi, alle nuove motoambulanze che potrebbero salvare vite umane, ma che sono fermi in un deposito dell'azienda sanitaria locale, al tribunale blindato dove si ruba di tutto, alle decine di filobus e pullman ecologici comprati e mai utilizzati. E ancora potrai visitare l'ospedale che ha le barelle sporche e la barella chiusa in un sotterraneo, o la sede di vigili urbani utilizzata come lavaggio di automobili. Il contenuto di questo libro, al suo lettore, potrà sembrare solo frutto di immaginazione, ma purtroppo è tutto vero e reale. Con cui abbiamo iniziato, la parola a Lucio Rolando. Io devo fare logicamente i complimenti all'autore, devo dire la verità che è un libro che secondo me va letto due volte. La prima volta perché uno si sofferma magari che è un po', diciamo, il canovaccio di fortunate trasmissioni televisive tipo Le Iene, Striscia la Notizia, e quindi magari colpisce, fa anche sorridere il confrontarsi con certe situazioni alla quale non ci abitueremo mai, anche se gli devo fare un appunto perché il paradosso più grosso che si riesce a sfuggire in questo libro, magari potrebbe fare un appendice, che è il milione di euro che la Regione Campania ha stanziato per psicologi per lo stress da notizia ai napoletani che non facevano la raccolta differenziata, no? Quindi c'è stato uno stanziamento di 1 milione di euro per questo equipo che doveva supportare la popolazione. Questo è detto. Abbiamo scoperto anche che non è cattolico, perché lo schiaffo ovviamente non ha portato l'altra parte. Quindi questo è un altro dato che si può ricavare dal libro. Però devo dire, quindi, a questo fatto che all'inizio può strappare anche il sorriso, perché sembrano delle cose assurde alle quali purtroppo siamo abbastanza abituati, a Napoli in particolare, al meridione in generale, però la seconda lettura, secondo me, è quella più importante, perché levato la parte, diciamo, che può colpire la nostra fantasia e strappare il sorriso, rimane poi l'amarezza per un popolo che non sa crescere effettivamente. Cioè, dal modo di Napoli, che mi sono fatto un po' la storia di quello che è la napoletanità, che oggi ne abbiamo
diciamo due dimensioni diverse, no? C'è quella seria che ha fatto lui, che ha fatto Moga, che qualcuno ha anche criticato perché è uno spaccato troppo violento della vita napoletana, e c'era quello precedente, intendo dire alcuni cortometraggi tipo Lodo di Napoli, no? In cui la napoletanità strappava il sorriso, questa è la solita filosofia su cui il napoletano sta campando da troppo tempo, però poi alla fine non è mai cresciuto, alla fine questo tipo di voler essere troppo accondiscendenti in questa forma, che poi quando parla della pubblica amministrazione diventa praticamente grave, poi veramente c'è molto poco da ridere, no? Tipo anche così parlo per la vista, eccetera. Poi si passa magari sulle mani della città, che è un altro film storico di Rosi, che faceva già vedere le connivenze del napoletano, tra, anticipava un po' quello che poi si è verificato tra malavita e politica, i soliti intrecci e compagnie, eccetera. E magari succedono anche in altre realtà, succedono sicuramente al centro-nord, però la differenza che c'è, diciamo, tra quello che succede al sud e quello che succede al nord, perché al nord la tangente è quasi legalizzata, però alla fine l'opera la fanno, la metropolitana funziona, l'unico funziona. Qua praticamente c'è la tangente, non funziona la metropolitana, non funziona l'unico, non funziona, c'è questa differenza sostanziale che indubbiamente aggrava quello che è praticamente la situazione della pubblica amministrazione. Quindi questa seconda lettura veramente ci dimostra che c'è veramente poco da ridere. Direi che praticamente questa potrebbe diventare la Bibbia dell'utente che è costretto a essere vessato dalle amministrazioni pubbliche, che hanno andato in questi ultimi anni ad essere troppo accorpate, troppo grandi e di conseguenza scarsamente funzionali. Non voglio parlare del campo dei rifiuti, ma se vogliamo dell'altra mia professione, che è quella di medico, se andate con la memoria, ricorderete che quando c'erano i piccoli, non c'erano ancora le ASL, prima c'erano le USL, perché già non funzionavano là, ma quando prima c'erano le famose casse mutue artigiane, già funzionavano un pochettino meglio. Un tipo è arrivato e quando tu crei a Napoli, l'ASL Napoli 2, che sono 60.000 dipendenti, con alcuni nosocomi importanti napoletani che devono salvaguardare l'utenza, succede quello che sta succedendo adesso, dove c'è un'altra parata scopri per questa vicissitudine grave che secondo me stanno vivendo negli ultimi tempi i diabetici per il servizio, perché praticamente deve essere dato a domicilio, non è più medico quanto di riportare, o queste esenzioni che sono state improvvisamente ribaltate, questi vecchiarelli con un modello di rischio a fare degli fili interminabili fino a dicembre, adesso dovranno ritornare ancora praticamente a marzo. Cioè, lui mette il punto soprattutto su una situazione che effettivamente oggi il cittadino è solamente un numero e non è neanche più un numero importante. Non ha più a che stare, ecco, che dicevo, l'amarezza, poi alla fine deriviamo la parte che fa sorridere, però rimane una profonda amarezza, è qualcosa che deve profondamente cambiare, non solamente diciamo a Napoli, nel Meridione, ma secondo me proprio con l'impostazione della pubblica amministrazione. Si parla di privacy, si parla di tante cose di trasparenza, di rispetto per l'utenza, cioè, però alla fine tutte queste cose rimangono lettera morta. Lui le ha descritte perfettamente nel suo libro in tanti passi e tanti punti, in cui praticamente mi ricordo che la cosa è scritta praticamente nell'aria, ma al lato pratico il cittadino, e soprattutto la persona, che non dobbiamo pensare solamente al cittadino, invece il cittadino come professionista, come impiegato, pensiamo a quella parte invece della cittadinanza più fragile, più debole, pensiamo alla persona anziana, al problema che c'ha, diversamente anche delle persone che c'è qualche problema, a volte si trova in una giungla dalla quale praticamente non esce, perché il fatto del biglietto unico, che lui giustamente non sarà mai, non lo fanno salire più sui mezzi pubblici a Napoli, visto che praticamente l'Italtassa è ritornato in più capitoli, però è una situazione drammatica, perché oggi chi è che usa praticamente il discorso? Lo usa la persona anziana, la persona che è economicamente più vulnerabile, la persona che non ha una macchina e cerca di risparmiare, e si trova praticamente in una situazione in cui viene praticamente truffato la questione anche dei 2 euro, e allora qua c'è veramente poco da ridere. Cioè, al di là della situazione, e lo ringraziamo perché sarà anche ovviamente, perché queste poi sono persone che vengono considerate nell'accezione generale persone che danno fastidio, persone che non vengono considerate perché stanno svolgendo il loro lavoro. Io lo schiaffo ovviamente con la mia, io lo conoscevo, lo stavo bene, con la mia lettura personale, sarà anche probabilmente l'impotenza di chi vuole fare, che non fa niente, ma se la prende proprio con la persona sbagliata, che per denunciare queste cose prende il servizio anche pubblico, perché dà agio all'amministratore, al politico di turno, di poter intervenire e di correggere quello che è praticamente.
lusso in quella che è la vita del cittadino a livello romano. Quindi, in effetti, il quadro che è emerso sia dalle letture sia dall'intervento di Lucio mi sembra evidente, insomma, di questa particolarità del presente nella città di Napoli. Lucio evidenziava un aspetto diciamo fondamentale, che ad una prima lettura si può sorridere, alla seconda lettura veniamo pervasi da una profonda amarezza. Ed è un po' quello che si coglie anche nella lettura del libro di Alessandro rispetto a quello che è il suo ruolo di chi opera nel mondo dell'informazione. Io ho avuto modo di conoscere Alessandro già in precedenza a novembre, lui è venuto al liceo classico Giannone per partecipare ad un incontro promosso insieme all'associazione Ossigeno che si occupa dei casi dei giornalisti sotto minaccia, e quindi ho avuto modo già lì di ascoltare le parole di Alessandro che poi leggendo il libro mi hanno colpito particolarmente, perché oggi fare informazione nel modo in cui l'ha fatto Alessandro quando era redattore del Napoli, la Fipress del gruppo Evolis che poi è chiuso, è davvero difficile perché viene marginalizzato. È ancora più difficile poi emerge dal racconto della vicenda dello schiaffo ricevuto e avere la solidarietà dei colleghi, perché lui evidenzia un aspetto che è veramente un paradosso di Napoli e nello stesso tempo un paradosso anche della nostra categoria in Campania, e cioè all'episodio hanno assistito due colleghi, nonostante la denuncia coraggiosa di Alessandro. Sulle testate giornalistiche campane non è venuto fuori di nulla, un rigo per dire. Poi, all'improvviso, il caso è stato rilanciato dalla linea notte del TG3, poi ci sono state la Striscia Notizia, il servizio, ma sul sito abbiamo messo anche alcuni servizi, di colpo è diventato il dominio nazionale della notizia dello schiaffo ricevuto. Dopodiché su YouTube è uno dei filmati più cliccati. Quindi facciamo queste considerazioni anche per dare la possibilità ad Alessandro di spiegarci, oltre a quelli che sono gli aspetti sottolineati nel libro, anche queste difficoltà, le difficoltà di chi oggi opera nel mondo dell'informazione, anche il muro che si incontra e la mancanza di solidarietà laddove si è vittima anche di prevaricazione da parte di chi deve il potere. Allora, io ringrazio per l'invito, ti ha parlato prima di me per le parole che hanno portato veramente il senso del libro. Mi leggo subito l'ultima cosa di cui hai parlato, perché c'è una memoria, non sanno anche i giornalisti, una memoria rigorosissima, e quindi rispetto alla solidarietà dei colleghi, io ufficialmente quando il caso è diventato di dominio pubblico e ne hanno parlato d'estate nazionali, ne ha parlato Travaglio, per dire esponenti del giornalismo nazionale, e allora ho ricevuto dall'ordine dei giornalisti, dalla sua stampa, dalla stessa Unione Cronisti, che il sindacato ha presentato poi dei due giornalisti napoletani che erano testimoni presenti l'atto dell'aggressione del comando di Vigili di Napoli, ufficialmente quest'aura di pacca sulla spalla, diciamo così, di aiuto, di sostegno l'ho avuta. Praticamente stamattina sono andato a fare la seconda udienza di questo processo e stavo sorrido. E non è che mi interessava per forza che qualcuno mi accompagnasse, ma quando ho provato anche insomma, a sentire qualcuno in questi giorni tra i colleghi parlando, insomma, cambiando le chiacchiere, la cosa è molto sepolta. Adesso è un problema di Alessandro Migliaccio rivolgersi alla giustizia e cercare di pagarsi, a parte pagarsi l'avvocato, cercare di andare avanti, di districarsi tra una serie di questioni burocratiche del tribunale. Il caso poi tra l'altro è stato... tra l'altro ci sono state delle piccole cose strane anche in questo processo. C'è stata una... alla querela iniziale il mio avvocato mi ha presentato una specie di rafforzamento della querela con altri reati che inizialmente non avevamo ipotizzato, questa cosa è scomparsa, non c'è più. E i reati più importanti, quelli degli abusi, a parte della lesione di ieri, dello schiaffo, quando arrivo,
ufficialmente si chiama lesione di Ibe. E a parte lo schiaffo, c'è pure tutto un discorso di prendere il documento con nel ruolo di comandante dei vigili ai giornalisti, che non è stata una vicenda privata, ci siamo andati per strada, nell'ufficio del comando, tenermi bloccato lì per un'ora, tutta una serie di cose sono state completamente derubricate. Allora io sono partito con la forza di dimostrare semplicemente che non può esserci una sempre questo omertà, ecco, non posso essere quello che fa il giornalista che denuncia, che chiede a tutti di denunciare, di fare uno nel suo piccolo, dare un contributo per migliorare un po' la realtà di Napoli, ma di tutta l'Italia, che non è solo Napoli il problema. E poi quando mi capita una cosa a me, io riesco anche momentabilmente a registrarla, poi per mancanza di coraggio o di altro non avrei potuto non fare la denuncia. E nonostante questo mi ha portato anche problemi. E per chiudere questo discorso, perché poi insomma non sono presenti gli altri esponenti del mondo del giornalismo, però devo dire la verità che se molti fanno informazione, allora io preferisco fare la mia disinformazione, che a me è onesta sia intellettualmente sia praticamente, come altri colleghi fanno nelle loro realtà. E devo dire la verità, una cosa clamorosa, per esempio, ecco, che in questo episodio non se ne parlò proprio, i giornali cercarono di nascondere la notizia, ecco, poi è paradossale, quando una testata nazionale se ne interessa, allora loro per forza di cose devono seguire il filone, e anche lì qualcuno delle cose non vede. Questa cosa però mi permette di tornare a un altro esempio che faccio nel libro. Perché la mia prima querela che ho ricevuto, che per il mio ex direttore Giorgio Cadone di Napoli Più, corrispondevano alle medaglie, dicevano di tutte le querele che prendi, invece di farti un rimprovero, che per aver preso una querela vuol dire che magari hai sbagliato a scrivere qualcosa, conoscendo il mio modo di lavorare, dicevo bravo, ho preso la prima medaglia. Purtroppo sono un pluridecorato, perché purtroppo viene utilizzata la querela troppo spesso come uno strumento per intimidire in qualche modo, per bloccarti e farti stare zitto, perché tu sai che vai incontro a una serie di problemi, ecco, questioni burocratiche, affidati all'avvocato, spesso nelle realtà locali, per esempio alle mie, se mi succede qualcosa, io ho 9 avvocati che da Milano intervengono in aereo, lì volano al telefono, sempre discutendo. Nelle realtà piccole non è così. Quando io lavoravo a Napoli Più, tra l'altro non mi veniva neanche garantita l'assistenza legale per tutta una serie di motivi strani del giornale, per cui io ebbi questa querela da Unico Campania, perché osai denunciare questo scandalo di 2 euro dell'abbonamento, che lo racconto velocemente per chi non l'avesse già letto nel libro eventualmente. In effetti l'Unico Campania, che è il consorzio che detiene ancora oggi la gestione dei ticket sul trasporto locale in Campania, e cosa fa? All'atto del rinnovo dell'abbonamento annuale impone al passeggero, all'utente, quindi all'abbonato, il pagamento di 2 euro in più. Cioè, se l'abbonamento costa per dire 100 euro, loro chiedono 102 euro. Questi 2 euro servono per rilasciato una sorta di abbonamento, si chiama abbonamento sostitutivo, che ti permette di prendere il pullman, la metropolitana, di utilizzare i mezzi pubblici nei giorni in cui loro devono ritirare la tua tessera, rinnovarla perché il microchip va aggiornato, e quindi questa operazione, che a Roma ne vogliono 15-16 minuti, qui si prendono 5-6 giorni. In quei 5-6 giorni si rende necessario il darti, una volta si dava la fotocopia dell'abbonamento, perché se ti fermava il controllore sul pullman, tu dice io ho un abbonamento, sto aspettando che mi danno il no. Ora hanno inventato questo abbonamento sostitutivo che ti permette per quei 5-6 giorni di utilizzare il biglietto. Si sono dimenticati però di dire una cosa, non ho dato io, che quei 5-6 giorni sono già compresi nel vecchio abbonamento che tu hai pagato, perché tu vai 10 giorni prima, tipo l'abbonamento scade il 30 dicembre, tu il 20 dicembre vai a consegnare, diciamo, la tessera, quindi cioè quei 10 giorni li hai pagati per intero. Ora questo è per dire che quando io ho provato a scrivere in articoli su questa cosa, quando ho provato a contattare Antonietta Sannino, che è l'amministratore unico di Unico Campania, personaggio messo lì dalla politica chiaramente,
e che poi è diventato adesso anche amministratore delegato di Metro Napoli. E poi curiosamente mi ha fornito l'assist per un altro paradosso futuro, che lei da amministratore delegato di Metro Napoli ha dichiarato che l'unico campagna di dovrebbe andare dei debiti, cioè dei soldi, cioè noi abbiamo debiti come Metro Napoli perché l'unico campagna non ci ha pagato. Ma chi è l'amministratore delegato? Se lui paga di nulla e poi gli viene a me. E questo personale, Roberto Tannino, mi in effetti io mi sarei aspettato una risposta, tipo faremo il possibile per cercare di vedere questa situazione dell'abbonamento costitutivo, di capire se possiamo andare incontro agli utenti, perché insomma il mio articolo non era per guadagnare io qualcosa di meno, era per far sì che quando il pensionato, soprattutto a Napoli sono pensionati che si abbonano a trasporto pubblico, oltre agli studenti, chiaramente, quando le persone vanno a da abbonarsi non pagano giustamente 2 euro, e tra l'altro poi ho scoperto che non erano neanche rendicontati, perché non possono vendere un abbonamento che non c'è neanche scritto pago come questo contributo, che è una cosa proprio strana che veniva fatta. E purtroppo ecco la reazione diciamo dell'istituzione è sempre dura, non è mai mobile, tipo vediamo quello che possiamo fare, no, la reazione è stata va bene, noi così è, così funziona, arrivederci. Poi mi arriva la querela per questo fatto, per diffamazione, strana, perché voi non diffamo da nessuno. Ovviamente anche lì io mi dovete difendere con l'avvocato, pagare la parcella all'avvocato di 1000 euro per un udienza, perché non c'è neanche l'udienza preliminare, che il PM si alterò e disse voi state cercando di non far scrivere altri articoli al giornalista, è così palese che se continuate un urto e vediamo come andiamo avanti. Però dovettero ritirare la querela, però io dovetti pagare l'avvocato. Alla fine, quindi morale della favola, io come feci poi era ancora più giorno, ci due punti, sono la mummia, ma sono tutti. Secondo me sinceramente. Avete ragione. No, purtroppo, cioè, non so, per fortuna credo in quello che faccio, perché il mestiere di giornalista come una missione, altrimenti avrei potuto fare anche altro. E ci provo nel mio piccolo. Però a un certo punto mi sono stancato di ricevere segnalazioni e anche io fare poco perché l'articolo va in meno, ho cercato di raccogliere in un libro che dico la verità non mi interessa che si venda perché non ci guadagno neanche niente, però è un discorso di forse di diffondere un concetto che mi interessa più di altro, ovvero quello di cercare di far capire a chi è come me giovane, chi è meno giovane, che poi per esempio lo ricordo da persone, meno giovani di me, che mi hanno dato l'esempio che loro a 60, 70, 50 anni, non se la sanno con le mani in mano, ma sono più attivi di tanti giovani che magari potrebbero fare, invece non fanno niente. Parlo di associazioni, comitati civici, un movimento che c'è a Napoli, in certi quartieri in particolare, un po' più di Napoli bene, ma non perché siano più benestanti, ma perché forse c'è più voglia di reagire, c'è più possibilità di reagire a certi soprusi. Al Vomero, all'Arenella, a Fuori Grotta, a Chiaia, ci sono dei movimenti che, civici che non guadagnano nulla, non sono istituzionalizzati o nascosti come altri e non prendono soldi dalle amministrazioni locali, però si battono proprio per difendere i diritti dei cittadini, dei consumatori, dei contribuenti. E proprio da loro mi è nata l'idea di dare anche un messaggio nel mio piccolo, laddove mi è stata data la possibilità di pubblicare in un libro che si chiese. Il messaggio è quello di ognuno cercare di fare il suo compito, diciamo, di cittadino attivo nel modo migliore, non solo nel lavoro che lo svolge, ma anche nella vita